A Perticara arriva la prima della classe polisportiva Stella. 38 punti di distacco tra la capolista e la penultima della graduatoria, con i padroni di casa che hanno decisamente cambiato marcia in questo 2022, sia a livello di mentalità che di prestazione. Alvar Secchi si annuncia sfida vera nonostante il divario in classifica. Arbitra la gara Matteo Partisani della sezione di Rimini. Gara valida, lo ricordiamo, per la sesta giornata di ritorno di prima categoria a Girone I. La gara è già in bilico dopo 20 secondi dal fischio d'avvio, con Greco che in area di rigore riesce a smarcarsi per liberarsi al tiro. Sembrerebbe già essere l'antipasto di una goleada, invece Balducci regge il confronto. Passano 5 giri di lancette quando Crescentini, da posizione di filata, alza di pochissimo la mira. Altro segnale ben chiaro della capolista. Al 17esimo Di Filippo crea la prima palla gol per i suoi. L'attaccante prova la conclusione da posizione di filata con Temeroli che blocca la sfera. Al 28esimo però il match si sblocca. Dalla bandierina il pallone viene indirizzato sulla testa di Jacopo Santucci. Classe 2001 prende l'ascensore completamente libero. Impatta il pallone di testa infilando Temeroli. L'1-0 scatena la gioia della squadra e del pubblico di casa. Dall'altra parte la Stella ha un'immediata reazione con Garcia, ma l'attaccante cerca l'angolo alla sinistra di Balducci, la palla si perde abbondantemente al lato. Ci prova anche Greco dalla distanza, non inquadrando lo specchio della porta. Entriamo negli ultimi 5 minuti prima frazione dall'angolo, a Remigio non riesce la deviazione vincente sotto porta. Da cross di Fabri su colpo di testa di Serafini indirizzato a Benedettini spunta la deviazione di Faie. Altro angolo per la Stella, questa volta fatale a Perticara, battuta di Greco, mischia in area di rigore davanti a Balducci con un tocco di braccio forse ad opera di Barocci, ma le immagini non aiutano a chiarire l'episodio. Dal dischetto si presenta Cicchetti che spiazza Balducci ristabilendo la parità e festeggiando a modo suo la marcatura. Squadre a riposo sull'1-1. Nella ripresa dopo 60 secondi questo parziale allontanamento dalla retroguardia di casa manda al tiro Cicchetti che sbaglia decisamente la mira. Altra mischia in area di rigore con il traversone di Garcia sventato dinanzi alla linea di porta ad opera di Faie. Lo stesso attaccante sul traversone dell'altro Garcia manca in fatto di precisione. Il Perticara soffre ma si difende con ordine, anche se l'incursione di Cicchetti reca più di un brivido alla porta difesa dall'ottimo Balducci. Dall'angolo alla battuta arriva Benedettini disturbato da Valdifiori che lo colpisce già quando l'attaccante arriva alla conclusione. Più fondate le proteste poco dopo, quando Bellicchi, sempre dalla bandierina, viene strattonato, ma l'arbitro ammonisce il numero 4 per proteste. Ci prova Crescentini sempre da fuori aria, ma è un film già visto. Il centrocampista in maglia numero 8 registra la conclusione al 35esimo col Balducci che risponde presente anche sul tapin tentato da Garcia, pescato successivamente in posizione di offside. Nell'extra time al 94esimo è sempre Crescentini, più pericoloso dei suoi, a tentare lo scavetto su Balducci, pallonetto lento con Barocci libero di allontanare la sfera prima che entri in porta. Termina qui una gara in cui la capolista non va urti pareggio contro la penultima della classe, campo stregato questo per la Stella dove nella penultima sfida è riuscita sconfitta per una rete a zero. Oggi gli uomini di Boldrini hanno costruito diverse palle gol mancando il fatto di precisione, mentre Perticara ha lottato con la cattiveria agonistica su ogni pallone mostrando i progressi fatti vedere con Sala, Morciano e Riccione. Di più non si poteva davvero fare, ma lo stacco di testa di Santucci vale la copertina come un gol da promozione e non da prima categoria.